Seconda simulazione, immobilizzare e trasferire un infortunato da una barca all'idroambulanza. Gestire una situazione di crisi richiede quindi non solo una preparazione specifica, ma anche un costante aggiornamento nell'uso di attrezzature e dotazioni. In condizioni meteo di visibilità favorevoli, come oggi, tutto è più facile. Ma in questi casi la valenza della finzione non va sottostimata. Anzi, è proprio l'addestramento la chiave per saper reagire alla paura. Grazie a queste occasioni e al lavoro di squadra, la Croce Rossa Italiana e la Società Nazionale di Salvamento verificano infatti i progressi e le sinergie operative in mare.